Centro AIRET, una nuova sfida dell'Associazione Italiana RET. Mission e obiettivi. È nato con questo scopo, infatti si chiama Centro AIRET Innovazione e Ricerca. Perché? Perché è nato con l'obiettivo di fare ricerca. Cerca di trovare a livello internazionale tutto quello che ci può essere per la rete, sia da un punto di vista di abilitazione motoria che cognitiva. Noi cosa vogliamo fare? Vedere cosa c'è con questo centro a livello, ripeto, internazionale, dopodiché cercare di adattare o di costruire gli ausili o tutto quello che è possibile per la sindrome di Rett. La parte di terapista in AIRET è non soltanto riabilitare una parte, o il cognitivo, o il comunicativo, o il motorio, ma riabilitare un po' a 360 gradi, dunque avere una competenza un po' più globale, che poi ogni terapista ha la sua specializzazione, però ognuno di noi riesce a vedere la bambina nella globalità. AIRET prende la bambina con noi terapisti e le fa seguire un cammino specifico per lei. In AIRET hai la bambina e hai la famiglia, dunque il rapporto anche con i familiari, che hanno bisogno tanto quanto ha bisogno il paziente vero e proprio. Questo è un po' l'obiettivo del centro, no? Cercare strumenti innovativi, cercare strumenti adatti a loro, mettere insieme le competenze dei professionisti, gli ingegneri, le famiglie e le bimbe, perché di fondamentale importanza è questo, che c'è un lavoro multidisciplinare dove vede coinvolte tutte le figure che hanno a che fare con la RET, bimbe RET per primis. Comunque è un punto di riferimento dove ci sono terapisti specializzati nella RET, dove si può fare una valutazione della bimba e dove comunque poi si può dare un piano terapeutico e i specialisti del centro potranno seguire e monitorare il percorso. Noi come terapisti facciamo, diciamo, un lavoro proprio di equipe, dove nell'equipe entra anche la parte di scuola, perché le bambine stanno per l'80% delle ore comunque a scuola o nel centro diurno in base all'età. Mi sento parte di un tutto. Noi diamo voce proprio ai suoi bisogni. Molto sveglia a livello cognitivo e averle dato questo input è stato molto importante per la comunicazione. So che lì le rifiorirà, è un aiuto enorme anche per i genitori, è un aiuto che non si può descrivere, è poter vedere tua figlia integrata con gli altri, vederla capace di comunicare, vederla felice. AIRET ci ha avuto un finanziamento importante per mettere a punto la teleriabilitazione per la sindrome di Rett. Noi stiamo valutando tantissimi strumenti e ausili che possono poi essere adattati e utilizzati per le bimbe. Vorrei che fosse il centro di riferimento per tutte le famiglie con sindrome di Rett, le famiglie con bambine con sindrome di Rett, questo fosse dove vado, vado lì e ho una risposta a 360 gradi, il massimo delle tecnologie, anche delle innovazioni adattate, specifiche per le nostre bimbe, di modo che arrivino a utilizzare anche loro strumenti molto moderni, perché ormai stiamo andando nella modernità, come gli altri, e dunque parallelamente vengano integrate maggiormente nel mondo di adesso. La tecnologia a servizio della sindrome di Rett, questo vorrei che fosse il Centro AIRET. Centro AIRET, una grande opportunità per i soggetti affetti da sindrome di Rett. La nostra equipe
al vostro servizio.